C'è qualcuno? Se ci siete, battete un colpo, scrivete in chat perché io vedo tre persone in ascolto, ma non so assolutamente se sto trasmettendo oppure no. Direi di sì, ma non so se si sente. Ok, Giancamillo, buongiorno, si sente Remigio, ciao, bene, sempre un attimo di titubanza quando parlo perché il problema tecnico è sempre dietro l'angolo. Allora, siamo in otto, aspettiamo un po', Domenico, buonasera. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Avete preparato delle domande? Avete scritto qualcosa? Carmine, benvenuto. Siamo partiti un po' in anticipo oggi, eh? Argomenti, Giancamillo qua, ci sarebbe da dire, da stare qua altro che un'oretta, qua si potrebbe stare fino a notte inoltrata, poi io se mi date corda inizio a parlare e non la smetto più, quindi non so se vi conviene. Ciao Mao, buona serata, benvenuto. Andrea, benvenuto. Ok, sono quasi 18:30, siamo una ventina di persone, alla fine sabato sera. Non è un gran bell'orario per andare in live, però insomma è più per insomma, fare quattro chiacchiere informali senza una traccia, diciamo così, proprio in freestyle per rispondere a qualche domanda, se c'è qualche, non so, dubbio, insomma, un po' più diretto invece che tramite chat o tramite commenti, perché insomma non va bene. Io ho sempre qui il mio Aperol Spritz, ma stasera me l'hanno fatto diverso perché è praticamente pieno di ghiaccio, cioè, vabbè, però è buono. Ilario, ciao, benvenuto. Maria Luisa, ciao, eccola. Aspettiamo che qualcuno, aspettiamo che arrivi qualcun altro. Emanuele Di Carluccio, ciao a tutti. Seguo mentre faccio la spesa, perfetto. Proprio questo, il mood è proprio questo, senza impegno, totalmente informale. Molto bene. Se avete domande, ragazzi, Nicola, benvenuto. Edward, buonasera a te. Iniziamo a essere una ventina. Allora, se avete domande, parlate adesso o tacete per sempre. Allora, Carmine, il Fibonacci, su quanto bisogna impostarlo? Perché non si capisce quali setup sono profittevoli. Oh, allora, Carmine Esposito, bella domanda. Allora, lo strumento ritracciamento e estensione di Fibonacci è presente ovviamente su TradingView e ha la caratteristica, la grande caratteristica diciamo, che è
è veramente semplice da usare, da applicare, no? Da mettere a grafico. Proprio per questo viene usato totalmente a cavolo da tutti, nel senso che è così facile, clic clic, tiro e si vedono dei livelli, quelli sono i livelli buoni. No, non è così. Noi abbiamo spiegato in due video, abbiamo il ritracciamento di Fibonacci e il Fibonacci evoluto, dove spieghiamo bene come lo utilizziamo, ma soprattutto, come al solito, Carmine, non è solo una questione di spiegare come io lo utilizzo, ma è spiegare perché lo utilizzo così, ok? Perché non è che uno piazza un livello e vabbè, io lo uso così, ho visto che così funziona, senza un perché, senza un per come, andiamo avanti a usare le cose senza capire cosa stiamo facendo, no? Bisogna, io se metto un livello, devo capire perché quel livello, e poi soprattutto bisogna rendersi conto che un livello, come può essere un supporto, una resistenza, un ritracciamento di Fibonacci, un pivot, una media, qualsiasi cosa, non è una linea. Cioè sì, noi la segniamo come una linea, ma di solito si rappresenta una zona, nel senso la reazione, se avviene, avviene in una zona, non su una linea precisa, capito? L'avevamo già spiegato. Comunque, se vai a vedere sul canale YouTube di Spaghetti Forex, trovi i video su Fibonacci e anche sul Fibonacci evoluto, perché il primo video su Fibonacci era stato un po', diciamo così, all'acqua di rose. Abbiamo sentito la necessità di fare il secondo video per spiegare bene come si applica, perché poi c'è la possibilità di invertirlo, cioè chi lo tirava alla dritta, chi lo tirava alla rovescia, non si capiva più niente. Allora abbiamo fatto un secondo video dove spieghiamo insomma come lo usiamo e perché lo usiamo in quel modo. C'è da dire anche che qui ci tengo a sottolinearlo, personalmente non credo che il livello diciamo che usiamo noi di Fibonacci funzioni, perché è una questione matematica, ok? Ma probabilmente funziona perché molti, se non tutti, lo usano nello stesso modo, ok? E quindi il prezzo su quei livelli reagisce perché tutti entrano al mercato più o meno lì, diciamo, ok? Comunque sì, diciamo che è una conferma in più che si può aggiungere in una eventuale checklist bidirezionale per contestualizzare meglio situazioni varie ed eventuali. Raffaele Prete, ciao, benvenuto. Oh, Paolo Fleming, benissimo. Allora, vediamo un attimo. Giancamillo, mi era sfuggita la tua domanda. Allora, è possibile che su FP lo swap su due contratti di Bitcoin costa 400 euro? Non ne ho idea, perché io non faccio trading su Bitcoin. Può darsi, perché comunque hanno delle commissioni e degli spread allucinanti. C'è un motivo se noi non facciamo trading sulle cripto, hai spread assurdi, commissioni allucinanti anche su spostamenti, ok? Per di più altissima volatilità sempre, praticamente tradare sul cripto sarebbe come tradare, sarebbe come se io tradassi sul Forex costantemente sotto news, cioè qualcosa di devastante, nel senso che non dobbiamo farci prendere, no, da quella spriccicorino in testa tipo gambler, no? Sabato, domenica mi dà fastidio non poter cliccare per aprire l'operazione, allora mi vado a cercare i bitcoin, no? Quelle cose che stanno magari aperti anche durante il weekend. Non credo che FP li tenga aperti, però non lo so sinceramente, perché non li guardo neanche. Però non dobbiamo ragionare così, bisogna selezionare dei mercati che conosciamo bene, perché se noi andiamo a cercare le cose di tendenza o che sono aperte in questo orario, che ne so, finiamo a fare trading su mercati che potrebbero, come per esempio le cripto, offrirci più rischi che occasioni, essendo che noi vogliamo guadagnare e non vogliamo tirare a indovinare o vedere se me ne va bene una, perché non siamo al casinò, evitiamo molto 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 le cripto. Poi ok, va di moda, ok, per carità, tante persone si sono avvicinate al trading online proprio grazie alle cripto, non dobbiamo insomma
dobbiamo assolutamente, cioè insomma diamo a Cesare quel che è di Cesare, però bisogna poi capire che cercare la cripto che ti fa un 100 per e poi alla fine ti compri una shitcoin che dall'altra parte è stata fatta con 10 euro da qualcuno che cerca di guadagnare a sua volta, capito? Al di là del progetto, al di là di tutte queste bellissime cose, alla fine è pieno di scam. Insomma, non, secondo me non è un granché. Ecco, se vogliamo fare le cose seriamente, le cripto, io al massimo, io personalmente holdo Bitcoin ed Ethereum, che tra l'altro ho minato, non le ho neanche acquistati, e spero, però non ne sono neanche sicuro, che con questo halving ci sarà di nuovo una bull run come si deve, però sinceramente nulla di che. Allora, Nicola, ciao. Esatto, alta volatilità. Giuseppe Costa, ciao, benvenuto. Giancamillo, no, sono chiusi, mi sembrava, però sì, diciamo che le cripto si muovono anche nel weekend, è FP che le tiene chiuse. A discrezione del broker, ovviamente. Ricordo che sui CFD i mercati, cioè i grafici, diciamo, se si muovono o non si muovono, lo decide il broker, ok? Se il broker sta chiuso, i grafici sono fermi. Allora, ma meno male che esiste il weekend, Paolo. Allora, Gabriele, per poter operare su time frame più elevati H1 H4 posso utilizzare le vostre strategie oppure avere suggerimenti alternativi? Grazie Matte. Allora Gabriele, caschi proprio a fagiolo, perché domani, e se non esce io uccido qualcuno, uscirà il video lungo sul canale YouTube di Spaghetti Forex, che esce di solitamente di domenica, ok? Domenica scorsa era Pasqua, abbiamo chiuso un occhio, non è uscito. Comunque parla proprio dei time frame, quale è meglio utilizzare, ma ripeto, come sempre, soprattutto perché, ok? Sfatiamo dei falsi miti, affrontando la cosa con logica, con matematica, ok? C'è un motivo se noi stiamo in M1 per cercare i nostri ingressi e non in H8, in H4, non lo so, ok? E tante idee, no, che si sono proposte dei time frame alti ma anche dei time frame bassi sono assolutamente sbagliate. Adesso non voglio spoilerare il video di domani, ovviamente ti invito, Gabriele, a guardarlo e a cercare di capire un attimo cos'è meglio fare, perché è inutile, no, voler incaponirsi a fare trading online, no, con strategie, con time frame o su mercati, non lo so, che ripeto magari offrono più svantaggi, più rischi, non lo so, che altro, perché ricordiamoci sempre che il trading online è un'attività molto rischiosa e se si fa bisogna farlo al massimo della concentrazione, al massimo della riduzione dei rischi, al massimo insomma delle probabilità di andare a target, ok? Se no ci sono altri modi per mettere i propri soldini e guadagnare con meno sbattimenti e ovviamente nel tempo, per carità, però cioè insomma non te lo fa fare nessuno di tribolare, si dice, no, dalle mie parti, diciamo, di diventare matto nel dover capire, analizzare, fare, brigare, cioè, per poi anche rischiare di perdere. Comunque vabbè, spiegato tutto nel video di domani. Allora Luigi, buon pomeriggio Matte, sono contento che abbiate deciso di fare queste live come appuntamento, diciamo, cadenziato regolarmente. Sì, è una bella cosa, piace anche a me, ripeto, se mi date corda io vado avanti a parlare per un paio di giorni non stop, finché poi non vengo tramortisco, ok? Ci piace, a me personalmente piace perché è molto informale, nel senso che è a ruota libera, così che possiamo anche, diciamo così, tra virgolette, conoscerci un attimo, non è solo un rapporto via chat, via commento o via video registrato. Insomma, è simpatica sta cosa, dai. Allora, Fabio, buonasera. Giuseppe Costa, ho dovuto provare leggiatura ieri per la prima volta, interessante, è andata bene. Strano che facciano usare questi metodi di copertura. Ah Giuseppe, hai toccato un punto vivo qua. Allora, primo, molti broker lo vietano, tanto per essere chiari. Secondo, sui future
quelli che usano i grandi professionisti che dicono che, no, noi fratelli minori, i piccini che usano i CFD, no, sono dei pivelli, non possono farlo, perché sul future, nel momento in cui vendi, se prima avevi comprato, essendo che compri materialmente, no, il sottostante, se lo vendi dopo non ce l'hai più, quindi la vendita o l'acquisto annulla l'operazione opposta, ok? E per di più, capisci bene che farlo manualmente è praticamente, adesso non voglio dire impossibile, però insomma, se devo impazzire attaccato al computer per un paio d'ore al giorno, ma impazzire veramente per riuscire forse a schiacciare una perdita, anche no, nel senso che, senza contare che poi comunque il metodo che abbiamo mostrato nell'ultimo video pubblicato nel canale YouTube di Spaghetti Forex, video lungo, non live, perché l'ultimo pubblicato è la live di Paolo, l'ultimo video lungo proprio, che si chiama la fine degli stop loss, è un metodo che comunque, insomma, adesso non voglio peccare di presunzione, ma è abbastanza geniale, no? Parzializzare la perdita a fronte di un incasso, insomma, vabbè, andate a vedere il video. Solitamente non si usa questa strategia, si crea una recovery zone, no? Tra due livelli, poi se va su si apre buy, se va giù si apre sell e poi si va ad aumentare il lottaggio in martingala, capito? Pericolosissimo. Quindi anche il metodo non è proprio così usuale, ecco, di usare le coperture che abbiamo spiegato. Poi, ripeto, adesso non voglio stare sempre a parlare delle stesse cose, però appena verrà rilasciato il Pegaso Edging si apre un universo di possibilità. Adesso stiamo in dolce attesa. Allora, Giancamillo, io lavoro solo con Ledge. Bene, sì, nel senso, abbiamo già spiegato, nel video è spiegato tutto, ragazzi. C'è l'ultimo video di Spaghetti Forex pubblicato, dove con delle fantastiche slide, delle grafiche bellissime, mostriamo cos'è e poi si va a grafico a fare un esempio pratico per come schiacciare una perdita. Ciao Matteo, le strategie e metodi di Spaghetti Forex possono essere applicati al trading su ETF SPY? Con quali limiti eventuali? Non ne ho la più pallida idea, perché noi lavoriamo su CFD. Mi dispiace, nel senso, puoi provare. Allora, c'è da dire questo. Le strategie che io, i metodi, diciamo, i concetti in realtà, perché poi alla fine una strategia è una combo di più concetti coerenti tra loro, ovviamente, no? Allora, le strategie, i metodi, scusa, che spieghiamo sono metodi che si basano sul movimento frattalico, quindi non dipende tanto dal time frame, non dipende tanto dallo strumento in teoria, ma è una condizione, diciamo, universale, cioè le strutture di mercato, le fasi di mercato in corrispondenza anche alle sessioni di mercato sono universali, no? Cioè quando un prezzo prende una direzione avrà sempre una struttura che si forma sempre con determinati criteri, capito? Quindi se tu basi la tua strategia su dei concetti che fondano, no? Si fondano su queste appunto fondamenta, io direi che bene o male vanno bene dappertutto. Poi ovvio, cioè, nel senso, io parlo di Forex, bisogna fare sempre test personali. Ma Giuseppe Costa, farete cambiare le politiche di FB Markets quando saremo in tanti? Ma non c'è problema, noi cambiamo anche broker, basta che sia serio e che rispetta quel che dice e regolamentato, ovviamente, cioè, nel senso. Allora, ciao, sono Nicole, mi saluti. Ciao Nicole. Giancamillo, sì, molto simile al mio stile di lavoro, perfetto, molto bene. Andate a vedere il video sul canale YouTube di Spaghetti Forex se volete capire come facciamo, perché spacca tutto, posso garantire. Allora, copertura in edge è come un scommettitore che punta sulla puntata precedente persa. No, Amazon, non so chi sei, che non so cosa fai, recensioni di cosa, ma stai prendendo un granchio grande come una casa, perché se vai a vedere per favore il video che abbiamo pubblicato nel canale YouTube di Spaghetti Forex,
capirai che l'argomento adesso seriamente è molto più articolato, complesso e anche nei dettagli, quando si arriva a un certo livello, profittevole di quello che potrebbe sembrare. Questa analisi che mi fai sulle coperture in hedging è decisamente superficiale e finché si ragiona così non si arriva a molto, direi. Comunque, vabbè, ognuno la pensi come vuole. Allora, ciao, come stai? Sono nuova, mi sono iscritta al tuo canale. Molto bene. Naima Elhamine, ciao, benvenuta. Ne hai da studiare se ti sei appena iscritta al canale di Spaghetti Forex. Adesso, a parte gli scherzi, colgo l'occasione per dire ai nuovi, okay, che sul sito web di Spaghetti Forex c'è si può registrare gratuitamente e dalla dashboard c'è la possibilità di fare tutti i giorni un questionario sul trading online, dove si viene valutati dall'algoritmo di super intelligenza artificiale all'ennesima potenza del nostro sito web, in modo tale da capire il proprio livello di competenza su 5 macro argomenti, no, che fanno parte dell'universo trading online. Una volta che si è fatto il questionario, si possono studiare solamente i video, i contenuti che parlano di concetti nei quali si ha dimostrato di avere delle carenze. Quindi parlo con Naima, se sei nuova, ti sembra un po' tutto arabo, non ci capisci molto, io il consiglio che mi sento da dare per ridurre al minimo le tempistiche per riuscire a raggiungere qualche obiettivo iniziale è iscriversi al sito web di Spaghetti Forex, frequentare la dashboard, fare i questionari tutti i giorni. Quando ne hai fatto una decina, vedi un attimo la tua curva di apprendimento, come sta andando, se stai migliorando, e studiare i video che ti propone il sito a fronte delle risposte che hai dato. Così facendo vai a selezionare, no, i contenuti da studiare, invece di doverti studiare 300 video, no, senza sapere bene come orientarsi, perché capiamo che di fronte a una mole simile di materiale, no, inizialmente uno potrebbe essere un po' spaesato. Comunque sul canale YouTube di Spaghetti Forex si trova un video specifico, credo che si intitoli Area Riservata, se non sbaglio, dove spiego esattamente tutti i servizi gratuiti e gli strumenti gratuiti che sono disponibili sul nostro sito web. Sono una marea e sono veramente utili. Ci sono dei video riservati che si possono vedere solo da là, ci sono del materiale didattico che si può scaricare da studiare extra, ci sono, insomma, una marea di roba. Andate a vedere, voi nuovi, andate a vedere il video Area Riservata che trovate sul canale YouTube di Spaghetti Forex. Spiego tutto perché lo feci quando venne appunto rilasciata, pubblicata l'area riservata, la dashboard sul sito web di Spaghetti Forex. È una bomba atomica, secondo me. Allora, andiamo avanti. Andrea, ciao, sono nuovo. Perfetto, vale tutto quello detto sopra, vale anche per te. Benvenuto. Allora, Nicole, tu sei ancora in fase di studio, ma tu non sei la Nicole, tu sei la Nicole originale, non sei la Nicole di prima. Abbiamo due Nicole. Mi mettete in confusione, ragazze. Allora, diciamo, Nicole Carell è la Nicole, diciamo, storica, ok? L'altra Nicole, che mi diceva se la salutavo, è la nuova. Allora, io sono ancora in fase di studio. Chiarite le divergenze o la sono le prese con Darvas? Darvas è qualcosa di devastante, perché se tu lo, adesso qui ti do tra virgolette un'idea, diciamo uno spunto, fai i tuoi test, ovviamente non buttarti a pesce mai, ok? Se tu lo associ alle piramidazioni, quindi diciamo al concetto spiegato nello scalping 2.0, quindi tutte le volte che si crea un box, no? Un nuovo box di Darvas, invece di
lasciarlo correre quello che è la posizione che è aperta sul box precedente, piramidi, no? Aprendo, andando ad aumentare il lottaggio, aprendo altre posizioni, sempre nello stesso verso, diciamo. Se sei entrata bene sul segnale giusto del primo box, veramente con una bella fase di convinzione potresti sbancare. Calcola che poi hai divergenze regolari di tipo A, trigger momentum, divergenze d'oro, hai tutta una serie di segnali, testa e spalle nascosti, tutta una serie di segnali che puoi avere a conferma che il primo box di Darvas è veramente il primo box di Darvas, ok? Non so se vi spiego, per una struttura che poi prosegue. Molto molto interessante questa operatività, ovviamente non si parla di un'operatività veloce, è più un intraday, però ci può stare anche forse per diversificare un po', ok? Non è molto nelle mie corde, perché io sono più schizofrenico da M1 rapina e via, però diciamo che ci può stare. Ciao Walter, benvenuto. Allora, Raffaele Del Prete, ciao. Allora, con Pegasus Hedging si avrà la possibilità di inserire ordini pendenti per attivare la copertura classica? Allora, gli ordini pendenti per attivare la copertura classica, siamo indecisi se attivare questa cosa, ti dico la verità. Probabilmente nella prima versione non metteremo questa cosa e ti spiego anche perché. L'ordine pendente è, diciamo così, un false friend, no? Un po' come la sveglia che ti mette 3D view, come si chiama, gli avvertimenti, il segnale se non mi viene come si chiama, che ti mette 3D, ti dà la possibilità di mettere 3D view. Uno dice, beh, ascolta, io entro a mercato, comunque valuto, no, di entrare al mercato solo se il prezzo arriva a un certo livello, metto il mio alert, ecco, alert si chiama, così mi arriva la notifica sul telefonino quando il prezzo, se il prezzo arriva lì, no? Stessa cosa, io entro solo a questo livello in copertura o insomma in generale, metto il pendente, entro solo se arriva lì, perfetto. Allora, quindi sulla carta sembra la svolta, perché uno mette il suo pendente, mette il suo alert e poi non deve stare a grafico tutto il tempo, perfetto. La realtà è che poi si creano i draghi, nel senso che metto un alert, poi cosa significa però? Che se non sto a grafico inizio a fare altro, ok? Quindi inizio ad andare in giro, inizio a fare la spesa, inizio a pulire casa, non lo so, vado a lavorare se sono un dipendente, non lo so, insomma inizio a fare altro, vado in palestra, qualsiasi cosa. L'alert ti arriva quando meno te lo aspetti, quindi alla fine sei tutto tranne che concentrato sul guardare il grafico, però hai l'ansia, no? La FOMO, la paura di missare l'occasione. Quindi cosa succede? Che con l'alert al 90% poi dopo entri a grafico totalmente, passatemi il termine, a cazzo, ok? Stessa cosa accade anche con gli ordini pendenti, perché? Perché anche se io su un certo livello, su un certo segnale, su una certa situazione, da checklist bidirezionale, comunque da strategia, diciamo, dovrei entrare, ok? In realtà la contestualizzazione, la situazione generale che vedo a grafico, magari guardando anche le correlazioni o guardando anche tanti altri segnali che si potrebbero creare contro, ok? Potrebbe indicarmi di non entrare o comunque entrare con un lottaggio ridotto o comunque insomma prendere una serie di precauzioni perché la situazione non è proprio delle migliori, ok? Se tu hai messo l'ordine pendente, tutto ciò lo salti a piedi pari, entri, è come tapparsi gli occhi e saltare giù, ok? Io personalmente non li uso, però capisco che potrebbero essere, soprattutto in copertura, uno mette una recovery zone fino a, che so, 30 pip, dico una cavolata e da lì parte in automatico la copertura, anche se in realtà poi per schiacciare la perdita devi essere presente, quindi insomma non lo so, come prima versione non saranno messi di sicuro, vedremo con gli aggiornamenti successivi se mettere questa cosa. C'è da dire anche che se vai a vedere gli short video fatti da Vita Spaghetti Forex sul nostro canale YouTube, ci sono degli interessantissimi, cioè sono due credo, una serie di short, dovrebbero essere due, sul tipo di ritracciamento, no? Che si può verificare durante una struttura di mercato.
quindi vedrai che ci sono dei ritracciamenti che ti fanno capire, no? Che il prezzo ha perso momentum e potrebbe iniziare a lateralizzare o addirittura a pensare di invertire, e dei ritracciamenti invece proprio blandi che ti fanno capire proprio che è un ritracciamento, ok? Quindi anche lì, no? È per quello che non entriamo su ordini pendenti, perché io potrei fissare dei livelli, no? Con Fibonacci, con le strutture di mercato, con i box di Darvas, per carità, io potrei, però voglio vedere come si è mosso il prezzo per capire da price action proprio l'intenzione che potrebbe avere, ok? A parità di struttura, nel senso massimi e minimi, che ne so, faccio un esempio, consecutivi, magari mi fa dei ritracciamenti che, insomma, io reputo molto strong, che mi potrebbero far pensare che il momentum sta calando, no? E che e quindi magari entrare non è il caso. Insomma, tutta una serie di valutazioni che secondo me perdi sia con gli alert che con gli ordini pendenti. Comunque, tornando al sito web di Spaghetti Forex, nella dashboard si trova la sezione contenuti extra, c'è un video proprio su questo, andatelo a vedere. Bene, allora andiamo avanti. Lucia, ciao, sono nuova. Perfetto Lucia, io spero che tu abbia sentito il discorso di mezz'ora che ho fatto fino adesso per i nuovi. Se non l'hai sentito, quando chiudiamo la live vado a rivedere il registrato, perché ho spiegato praticamente tutto il sito web di Spaghetti Forex, gli strumenti che offre apposta, proprio fatto apposta per i nuovi, perché i nuovi che entrano in Spaghetti Forex si trovano molto 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 materiale, no? Da studiare, quindi stiamo parlando di 300 video più tutti gli articoli che ci sono nel blog del sito web, quindi tanta carne a fuoco, direi. Perfetto. Allora, Giancamillo, devi ancora fare il questionario. Perfetto, sì, verrà, credo che verrà aggiornato il sito web a breve, non voglio dire delle fesserie, non ne sono sicuro. Allora, Paolo Ferri, grande Nicole, sì. Giuseppe Costa, una domanda. In termini di apprendimento, ci sarà altro che hai da trasferirci anche per sapere a che punto siamo con l'apprendimento? Vabbè, Giuseppe Costa, sono sincero, cioè qua se vogliamo possiamo andare avanti, non so, cioè nel senso non c'è limite in realtà. Il problema è, per esempio, faccio un esempio adesso per capirci. Allora, era in programma anche la spiegazione dell'indicatore Ichimoku, che tanti volevano, tra l'altro, che si è spiegato. Però abbiamo deciso di metterlo in stand-by, perché arrivati a questo punto si fa solo una gran confusione, qui si rischia di fare solo una gran confusione, dopo diventa un pappone che non si capisce più niente. Quindi sinceramente io credo che, adesso vediamo perché non è sicuro ovviamente, io credo che dopo il Pegaso Hedging possono accadere due cose. Sicuramente ci si sposterà molto 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 di più sul discorso live di trading, per descrivere situazioni particolari che accadono, gestione proprio in diretta live di situazioni. Mi piacerebbe tanto fare proprio live, però c'è questo live di YouTube che, se ho per il numero uno, non lo so, pensavo anche di spostarmi su Twitch per fare le live veramente live, no? Se ci fosse meno lag, adesso vediamo, ci dobbiamo organizzare, perché mi piacerebbe fare, che ne so, tipo una live di notte o di giorno, non so, adesso io trado soprattutto in asiatica, ma anche in New York potrei farla benissimo, dove facciamo proprio il trading insieme, no? Analizzando le cose live, non una live registrata, cerca di capirmi Giuseppe. Insomma, tante cose, sicuramente ci si sposterà più su questa, su questo orientamento live, però abbiamo anche molte altre cose da dire anche a livello di software, perché ricordiamoci sempre che il, allora, cioè, adesso spoileriamo, tanto siamo tra di noi, siamo neanche 50 persone. Allora, abbiamo Pegasus Beginner, che diciamo che è arrivato in fondo alle sue, diciamo, possibilità. L'abbiamo anche overclockato, diciamo così, con impostazioni per simulare l'edging. Ok. Poi Pegasus Edging, che ormai dovrebbe essere in arrivo. Non voglio dire fesserie, prendete tutto con le pinze qua per i tempi, perché ci sono anche i test da fare. Poi c'è Pegasus Flip, per tentare di fare un flip
con un po' di supporto e aumentare le probabilità di successo. Poi spiegheremo tutto, adesso non mi metto qua a spiegare. E poi iniziano le varie versioni del Pegaso Classic, che sarebbe la versione omnicomprensiva di Pegaso, perché poi dopo subentrano tutta una serie di, chiamiamoli, plugin chiamati lance di piombo, no? Che danno la possibilità di personalizzare il discorso e monitorare la cosa anche da telefono, insomma, un casino. Per il Pegaso Flip credo dobbiamo anche introdurre il concetto di VPS. In più, sul sito web, avevamo già detto, inizierà anche a essere attivo prima in versione beta e poi in versione definitiva il diario di trading, quindi insomma tanta carne al fuoco. Io credo che cioè arrivare a un punto dove diciamo ragazzi noi abbiamo detto tutto, adesso facciamo trading in santa pace, sereni, guardiamo come va il mercato e basta, sì, cioè, è ancora lunga la questione. Però sì, diciamo che siamo a buon punto, stiamo già spiegando dei concetti abbastanza avanti, insomma. Siamo all'inizio. Allora tu devi ragionare così, finché nei video vedevi la grafica vecchia, diciamo, con lo sfondo rosso, diciamo fino a Pegaso, fino all'uscita di Pegaso, erano tutti video, ma anche dopo un po', erano tutti video basici. Infatti poi nei prossimi video andremo a vedere anche il discorso delle statistiche che, sì, a livello basico sono appunto la base, permettimi un gioco di parole, sul quale il trader si deve appunto costruire la sua, no, la sua strategia e tutto. Però c'è molto da dire, perché in realtà non offrono questa certezza, no? Non sono molto precise come statistiche, no? Poi vedremo perché, c'è tutto un discorso da fare, non è indifferente. Comunque bella domanda, Giuseppe. Riesci sempre a cogliere un po' le domande più interessanti. Allora, Rossana, ciao, mi puoi salutare? Ciao Rossana. Walter, ha senso provare Pegaso se si è a metà della formazione a procrastinare l'acquisto del programma a corso ultimato? Allora, Walter, bella domanda. Questo tocchi un punto anche tu, bravo, perché tocchi un punto importante. Allora, io sento tante persone che mi dicono: allora, Matteo, sì, per carità, bellissimo, tutto utile, sicuramente, non fa una piega, quello che dici, quello che spieghi, bene, va bene, però io adesso sto aspettando perché non mi sento ancora pronto a usare il software. Io sto aspettando, addirittura qualcuno dice, io sto aspettando di essere profittevole manualmente, così che dopo avrò i soldi per comprare il software. Allora, un attimo, non ci siamo capiti. Allora, quando parliamo dei software del progetto Pegaso, per quanto mi riguarda, si parla di strumenti necessari, ok? Se tu vuoi fare il fornaio, ok? Ti servirà un forno, ti servirà una pala, non lo so, ti servirà un'impastatrice, non lo so. Se tu vuoi fare il muratore, ti servirà la cazzuola, il cemento, la betomia, non lo so cosa usa il muratore, ok? Ecco, senza questi strumenti non puoi pensare di dire adesso io faccio il muratore, poi dopo quando ho i soldi mi compro, no, io faccio il panettiere, poi quando ho i soldi mi compro il forno. Ho capito, però cioè è il cane che si morde la coda, cioè è nato prima l'uovo o la gallina, qua non si conclude mai niente, ok? Senza contare che è un metodo, no? Un metodo operativo, questo trading semiautomatico, al quale bisogna un attimo, insomma, abituarsi. Se uno fa i test, fa il conto demo, tutto in manuale, dopo si trova davanti Pegaso, arabo, è come un po' ricominciare. Io personalmente credo che non abbia molto senso dire, cioè a meno che, allora un attimo, cioè, Walter, un attimo, dipende anche dal tuo livello, cioè se il tuo livello è che proprio è ancora tutto arabo, non sai neanche cos'è una candela giapponese, lascia perdere, cioè Pegaso non fa per te. Se invece il tuo livello è già buono, apri già le prime operazioncine in manuale, riesci a fare una buona analisi, inizi a capire, no, la difficoltà di guardare TradingView, intanto aprire un'operazione su MetaTrader 4
con una gestione del rischio come si deve, con un dimensionamento dei lotti come si deve, insomma tante cose, allora quello è un altro discorso, cioè, cerca di capire, non voglio far passare il messaggio sbagliato, ok? Cioè, nel senso, noi vogliamo che i nostri software vengano presi da chi vuole fare per bene e insomma ha già capito più o meno cosa vuole fare, insomma, cosa deve fare per fare trading, perché se sei proprio a zero allora prima è meglio che studi. Ma anche per questo c'è il questionario sul sito web, se inizi a avere dei voti, diciamo così, buoni, da buono in su, diciamo, e inizi a mantenere quel livello, sei già a buon punto, insomma. È molto personale il discorso. Poi c'è il discorso anche di costi, chiamiamoli costi. Come sapete, man mano che escono le versioni si alza un po' il prezzo delle varie licenze, quindi alla fine della fiera, e questo è stato fatto per premiare un po' chi ci segue da più tempo, quindi alla fine della fiera, nel senso, se uno si prende l'annuale paga meno, credo meno di un caffè, un cornetto al bar al giorno, e se lo ripaga direi proprio a mani basse utilizzando il software stesso, e ce l'ha per un anno, quindi è bloccato col prezzo bloccato, quindi non so, bisogna fare un po' di considerazioni, cioè ognuno deve fare le sue. Comunque sì, bella domanda, perché molti mi dicono così. Io personalmente, io penso che se voglio fare le cose seriamente ho bisogno degli strumenti giusti. Poi è ovvio che sì, si tende sempre a cercare di fare da sé, no? È ovvio, però non lo so. Oh, Giancamillo, ciao Rossana, ti saluto io. Io l'ho salutata Rossana. No, sono un po' in ritardo, Giancamillo, con la... Ok, sono tornato, avevo perso la connessione. Allora, Nicole, grazie Matteo, mi piacerebbe approfondire meglio quello che hai appena spiegato. Bene, Nicole, facciamo un altro video che pubblichiamo sul sito web. Adesso dammi il tempo, in questi giorni lo sparo. Allora, Luca84, ciao. Poi... cos'è questo sito? Ti posso fare? Che sito? Donat. Ciao. Fare live anche su particolari situazioni, Giuseppe, perché sai, poi quando uno è lì, c'è delle cose che accendi a telecani, ci siamo qua e vi faccio vedere questo perché mi è capitato così, no? Molto, molto bello anche, tra l'altro, direi. Comunque, vabbè. Morgan, mitico Matteo, mitico Morgan, benvenuto. Buonasera, magari live estemporanea. Maurizio, allora, ma ad inizio di sessione, quale sarebbe la logica di scegliere Pegasus Edging invece del beginner? Allora, Maurizio, bisogna capire, perché adesso, allora, il beginner e l'edging fanno due cose diverse, ok? Tu puoi operare in molti modi diversi, puoi operare in statica, in dinamica, in frame bassi, puoi calcolare lo stop loss in funzione dell'ampiezza, l'ampiezza dello stop loss in funzione dell'ampiezza del take profit, o puoi calcolare il take profit in funzione dell'ampiezza dello stop loss, puoi inserire questo prezzo, no? O di stop loss o di take profit che poi calcola l'altro, ragionando in ampiezza di tick o a livello di prezzo, puoi, diciamo, cioè, puoi parzializzare, puoi mettere in pareggio. Poi, ok? Bisogna capire cosa devi fare. Il Pegasus Edging è un software che è specifico, è la Ferrari delle Ferrari, cioè è praticamente un Pegasus beginner pompato di brutto, di steroidi, che serve per chi opera in scalping, vuole fare rapine veloci, vuole arrivare a fine mese con un cavolo di profitto bene o male costante, perché comunque si apre un numero di posizioni, una finestra temporale mensile che è statisticamente significativo come campione, e ti dà la possibilità, no, di gestire una questione di operatività veloce, dinamica, con coperture, e quindi senza infissare uno stop loss, un take profit. Poi comunque spiegheremo tutto, bisogna capire che tipo di software sono, ma non è che esce l'edging, il beginner diventa una schifezza che non si usa più, no, non è così. Se operi in un certo modo il beginner comunque rimane molto 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 valido, perché è comunque leggerissimo, velocissimo. Poi quando mi esce il classic, allora sì, forse il beginner viene soppiantato, perché vedremo che poi ci sono delle altre funzioni che vanno oltre
a quelle che possono essere proprio le funzioni operative, perché si esce dalla MetaTrader 4, capito? Con Legend. Adesso poi faremo vedere, perché faccio anche un po' fatica a spiegarlo. Allora, Maurizio, già ipotizzato che il mercato mi darà già contro? Non ho capito cosa dici, Maurizio, comunque andiamo avanti. Allora, Walter, tutto chiaro, grazie. Bene, Walter. Allora, Fabio Bellin, la Real Live è un'ottima idea. Vedere messi in pratica i concetti e i priceless. Sì, Fabio, il discorso della Real Live, sì, la vogliamo fare. Vediamo come organizzarci, perché sì, operando a time frame bassi, il lag che ha YouTube rompe le balle, cioè, dico la verità. Nel senso, a te che guardi con 40 secondi, un minuto di ritardo, non so se ti cambia molto a livello di apprendimento rispetto a una live registrata, sono sincero. Però sì, adesso vedremo come fare, non so, ripeto, se c'è qualche esperto mi faccia sapere, se magari Twitch a meno lag si riesce a fare qualcosa. A livello tecnico credo che non ci siano problemi, nel senso, se serve comprare qualcosa eventualmente poi si compra, non è quello, no? A livello di potenza hardware, la linea internet c'è, molto buona, e insomma bisogna vedere un attimo qual è la scelta migliore per non fare delle cose che poi non servono a niente. Ragazzi, mia moglie mi sta licenziando, vi lascio un abbraccio. Vai in edging, Giuseppe, c'è tua moglie. Ciao Giuseppe, buona serata, sto scherzando ovviamente. Oh, Remigio, ma si potranno avere più Pegasi aperti? Le posizioni aperte saranno visibili? Allora, un attimo solo, Remigio. Allora, più Pegasi aperti? No, mai. Cioè, nel senso che l'esclusività di esecuzione è sempre un controllo, diciamo, di base, sul quale non si può, anche perché sennò si rischierebbe di cadere in frode multi uso, no? Multi account, diciamo. Le posizioni aperte saranno visibili? Cosa intendi? Non ho capito. Sulla MetaTrader 4? Sì, perché dopo, se io esco dalla MetaTrader 4, la MetaTrader 4 rimane non a schermo pieno, ecco, per capirci, non so se intendevi quello. Comunque, diciamo, sì, di là vedi quello che vuoi dopo. Io la tengo direttamente ridotta a icona, non me ne frega più niente. Vabbè, ci guardo ogni tanto, ma non è che... Allora, Luigi, ciao Matteo e Spaghettiani, non vediamo l'ora di tutte queste novità. Tanto lavoro, Luigi, c'è tanto da fare, però come sempre arriviamo dove diciamo che vogliamo arrivare. Quindi sono sicuro che i ragazzi dello sviluppo software, cioè NAP e Maria Luisa, si daranno da fare. Adija Camara, ciao. Allora, da sempre, sì. Quindi il discorso è questo, ok? Io spero di essere riuscito a spiegare tutto. Ripeto, se c'è qualche nuovo che si è collegato adesso, non mi fate ripetere tutto. Aspettate che finisce la live, andatevela a vedere la registrata che trovate poi su YouTube, ok? Sul canale YouTube di Spaghetti Forex, perché ho spiegato, ho rispiegato degli strumenti che si trovano sul sito web di Spaghetti Forex gratuiti, che sono veramente forti per ottimizzare i tempi di studio e non doversi cuccare 300 video pubblicati da Spaghetti Forex sul canale YouTube. Allora, Paolo Pianeta, è sempre un piacere vederti. Paolo Pianeta, io penso che Paolo Pianeta sia da quando Egidio ha alzato bandiera bianca. Paolo Pianeta è diventato il veterano dei veterani qua, ragazzi, cioè, bisogna portare rispetto qua, quindi io penso che Paolo Pianeta, quanto tempo è che è dentro al gruppo Telegram Paolo Pianeta? Io non ho memoria del tuo ingresso, cioè, sinceramente l'abbiamo fatto insieme praticamente il gruppo Telegram. Allora, Adia,
togli gli occhiali, please, non ci penso neanche, divento cieco come una talpa. Allora, Remigio, sto pensando al Pegaso Flip e Edging, magari uno pensa di provare a flippare da una parte e continuare dall'altra. Ho capito, Remigio, cosa stai dicendo. Sì, sono... Sì e no, dovremmo spiegare come si affronta il flip, però non mi fa spoilerare, non mi fare spoilerare, per favore, perché qua... Adesso vediamo, comunque sì, potrebbe essere un'idea, che poi il flip deve per forza girare su una VPS per andare bene. Iniziano a saltare fuori un po' di questioni tecniche che... Allora, Pianeta, no, io sono arrivato... prima ancora di Egidio, pensa un po'. Buonanotte Paolo Pianeta. 2022. Fa paura a pensarci quanto tempo. Sembra ieri. Allora, tu ridi, ma io sono cieco veramente, se mi tolgo gli occhiali inizio a brancolare nel buio. Sì, Remigio, dobbiamo seguire una scaletta che viene costantemente stravolta, però dobbiamo seguirla perché sennò diventiamo matti. Comunque, cioè, io credo che già così, con le impostazioni spiegate per il beginner, se una persona non è totalmente sconsiderata e filtra i propri ingressi in maniera decente, ha ottimissime possibilità di fare bene, e quando capita che, aprendo su segnale contestualizzazione bellissima, come è successo poi tra l'altro nel video dove spiego, no, la fine degli stop loss, può quantomeno ridurre sensibilmente eventuali perdite, no, che prima invece si rischiava di incassare pieno, ed è già tanta roba, ok? Se non addirittura schiacciare tutto e morta lì. Quindi diciamo che già così è una bella svolta rispetto a quello che, no, solitamente si spiega, solitamente si dice e solitamente si fa. Del resto, ragazzi, bisogna che capiamo anche che Einstein, no, disse questa frase, no? Se tu continui a fare la stessa cosa e ti aspetti risultati diversi, sei stupido, no? È un po' la stessa cosa per il trading online. Cioè, se tu fai quello che tutti fanno, ok, difficilmente otterrai qualcosa di diverso da quello che tutti ottengono. E purtroppo noi sappiamo che nel trading online tutti perdono, perché il 90% possiamo dire tutti, ok? Quindi alla fine della fiera, al di là, ripeto, al di là dell'operatività, cioè mi puoi guardare smart money, manipolazioni di cose, robe, ETC, order block, analisi tecnica, mi puoi guardare analisi fondamentale, ciclica, volumetrica, i future, mi puoi guardare quello che vuoi. Se hai un approccio classico, cioè fai il backtest, la tua bella statistichina, e poi applichi così come un robottino, che a quel punto compra il robottino, ok, la vedo male, cioè, nel senso, comunque sia, magari ottieni qualche risultato, ma non puoi mai affrontarlo seriamente, no, come un professionista, per dire, oh, è qualcosa di solido che mi può permettere di guadagnare veramente, quindi ci faccio almeno un pensierino, no, sul farlo a livello professionale. Comunque sul farlo con senso, comunque, perché comunque nel momento in cui è un tirare a prenderci, anche a livello di hobby diventa una schifezza, perché, cioè, che hobby è? Cioè, buttare dei soldi là e sperare, allora andiamo al casino, non so, cioè molto meglio se andare in palestra a montare gli aeroplanini o le barche telecomandate a quel punto. Allora, Giancamillo, la parte edging è svincolata dal beginner, cioè si può usare senza studiare la beginner? Allora, Giacamillo, il discorso è che no, in realtà no, perché se tu prendi l'edging senza studiare il beginner, ti manca un po' la base, ok? Comunque sia, la base è sempre quella, no?
un software che ti assiste nel tuo trading, quindi non sai neanche che cos'è, no? Perché non hai avuto esperienza con il beginner, potresti forse trovarti un po' in difficoltà. Poi ripeto, è anche molto soggettivo, no? Ci sono quelle persone che davanti a un computer capiscono tutto subito, iniziano a cliccare a destra e a sinistra, invece ci sono altre persone che fanno fatica anche a registrarsi sul sito o a fare le cose che, se vuoi, possiamo dire un po' più semplici, ma senso, non c'è niente di male, è normalissimo, no? Il mondo è bello perché è vario, bisogna anche capire un attimo il livello personale, no? Di una persona, sia di conoscenza del trading che di conoscenza anche dello strumento, no? Informatico, tecnologico, perché comunque devi aver chiaro cosa fare a livello di trading, ma devi anche aver chiaro cosa stai facendo con i software, no? Per carità, insomma, vanno a braccetto, ecco, sappiamo. Allora, Giancamillo, devo essere sincero, non ho ancora usato il beginner. Non ho ancora usato il beginner. Adesso io non mi ricordo se eri dei nostri, diciamo, avevi preso una licenza in prova. Ma, sono sincero, non mi ricordo, Giancamillo. Comunque, cioè, ripeto, per tutti, per qualsiasi domanda, difficoltà tecnica o qualsiasi cosa, c'è il supporto tecnico su Telegram, @info_spaghettiforex_sef. Risponde tutti i giorni dalle 10 di mattina alle 19. Sì, quindi Giancamillo, sì, no, nel senso, uno può anche ragionare così, ragazzi, parliamoci un po' chiaro. Uno dice, allora, io voglio bloccare il prezzo perché Spaghetti Forex mi sembra valido, ho visto che è valido, ho fatto i miei test e mi piace, voglio bloccare il prezzo, magari compro, diciamo, fermo l'annuale e poi inizio a usarlo tra 4 mesi. Intanto è uscito l'edging, è uscito, non so, il flip, è uscito quel che è uscito, la versione del beginner, non lo so, perfetto, non è un problema, tu ce li hai lì, ce li hai a disposizione. Sei già a posto per un anno, sai che poi alla fine dell'anno dici, adesso vediamo cosa hanno combinato questi pazzi scatenati, mi convincono ancora e mi piace, bene, non hanno rispettato le aspettative, ho comunque acquistato, li ho supportati per quanto sia, e ho acquistato una licenza che era ai minimi storici, perché se l'hai acquistata, no, non è ancora salito tra l'altro il prezzo dopo l'uscita della versione finale del beginner, cioè proprio, esatto. Sì, il discorso è questo, Giancamillo, si può ragionare veramente in tanti modi differenti, bisogna, io credo che alla fine la sfida finale che una persona deve fare per riuscire, ma non solo poi nel trading online, vale un po' per tutto, è prima di tutto capire se stesso, no? Conoscere se stesso, riuscire a mantenere sempre un certo livello di controllo senza esaltarsi mai nei momenti positivi e neanche demoralizzarsi quando le cose non vanno proprio come volevamo, e dopo poi quando si raggiunge una certa lucidità, no? Nei ragionamenti, negli approcci, no? Alle cose, in un modo o nell'altro si risolvono sempre tutti i problemi, ecco. Però è molto difficile, soprattutto nella caoticità, no? Della vita, della società moderna, siamo tutti lì che io vedo le persone che corrono dalla mattina alla sera per andare a lavorare, fanno fatica, no? a mangiare healthy, no? In maniera sana, fanno fatica a fare sport perché non hanno tempo, fanno fatica i figli, la famiglia, c'è tutta una frenesia generale che ti fa molto distrarre da questo concetto di autoconoscenza, autoanalisi, e anche poi che si riflette poi nell'affrontare bene le cose quando ci si trova davanti a un problema, per quanto vuoi non grave, però difficile da risolvere, come il trading online, per esempio, no? Perché se fosse facile sarebbero tutti lì a incassare con la palla. Allora, sì, esatto, Giancamillo, mi fa piacere che siamo d'accordo, perché comunque, cioè, siamo adulti, non siamo qua i bambini a dire ho ragione io, tutti gli altri fanno schifo, cioè, per carità, ci può essere anche qualcun altro su YouTube che ha il suo modo, che può anche funzionare, nel senso, le vie del guadagno sono infinite, noi spieghiamo il nostro e non siamo qui a sparare, diciamo, cacca agli altri, e non siamo neanche qui a prenderla, sinceramente, perché penso che possiamo insegnare
sia trading online che anche informatica, direi, a tanti youtuber in Italia che però non siamo qui a fare questo gioco, nel senso, non è questa la mia idea. Allora, ciao Stefano, sei arrivato adesso o te ne stai andando, che non si capisce? Intanto qua bevo questo spritz, si è formato un blocco di ghiaccio sulla parte superiore, molto bene, però è buono, eh? E così ragazzi, siamo arrivati a un'ora di live, oggi eravamo un po' meno. Ah, sei arrivato adesso, Stefano, qua si sta chiudendo la live, se hai delle domande è il tuo momento. Facciamo le ultime domande e poi, ciao Davide, facciamo le ultime domande e poi io vado a mangiarmi una bistecca. Sì, esatto, bravo Stefano, fai bene a sottolinearlo. Sì, sto bene Davide, grazie. Fai bene a sottolinearlo, la live rimane poi comunque registrata sul canale YouTube di Spaghetti Forex. Come sempre non c'è una traccia, non c'è una scaletta, però si finisce sempre, devo dire, grazie alle domande di alta qualità che vengono sempre fatte. Cioè c'è sempre qualcuno che fa domande veramente interessanti, si vanno a toccare dei discorsi che secondo me sono oltremodo interessanti a loro volta. Consiglio di andare a vederla, ad ascoltarla, chi è arrivato tardi o chi non ha avuto la possibilità di seguirmi, perché comunque abbiamo detto delle cose abbastanza, credo, importanti. Poi è ovvio che se uno segue Spaghetti Forex molto assiduamente potrebbe anche sentir ripetere qualcosina, però è normale, ci sono anche i nuovi, per carità. Allora Giancamillo, è un annetto che vi seguo e devo dire che siete gli unici a spiegare bene la nostra operatività. Grazie Giancamillo, sì, l'obiettivo è un po' quello, nel senso che Spaghetti Forex è nato per contrastare, no, questo fenomeno di fuffaguru, no? Io ho aperto, vuoi per gioco, il canale YouTube, il gruppo Telegram, dicendo basta, mi sono rotto le balle di vedere tutti questi che fa alla fine, che dico idiozie sul trading online, e adesso voglio spiegare cosa faccio io e gratuitamente, perché tanto non è che siamo qua, cioè. E poi dopo c'è stata tutta un'evoluzione inaspettata che ci ha portato a sparare fuori i nostri stessi software. Mi sono iscritto e ho lasciato like. Bene Davide, allora ti ripeto anche a te, perché forse, se ho capito bene, sei arrivato adesso che siamo in chiusura, praticamente in fine live. Quando chiudo, tra pochissimo, quando chiudo, vai sul canale YouTube di Spaghetti Forex e vai a rivederti la live dall'inizio, perché ho spiegato tutta una serie di strumenti gratuiti che vengono messi a disposizione per i nuovi, no? Nel sito web di Spaghetti Forex, che sono veramente utilissimi per seguirci senza doversi cuccare 300 video su YouTube che ormai abbiamo già pubblicato, ok? Credo che sia importante. Ok, quindi appena chiudo, vai, se ti interessa ovviamente seguirci, vai a vedere questa stessa live registrata, la parte iniziale che ti sei perso, così puoi capire tutto. Molto bene Davide, poi se vuoi venire nel gruppo Telegram è sempre ovviamente gratuito e siamo sempre lì in chat H24, a parte venerdì e sabato che di notte chiude, a fare analisi, commentare screenshot, ingressi, contestualizzazioni, eccetera eccetera. Giancamillo, ciao a te, buona serata. Sbardo, ciao. Questa Giancamillo, questa ce l'hai
perfetto stile, questa è la via, direi, che i PIP siano con voi. Bene ragazzi, se non avete altre domande io stacco tutto, perché sento un profumo di grigliata pazzesco, mi sta proprio chiamando, ho una fame bestia, quindi se avete altre domande ditele adesso, vi do l'ultimo minuto perché so che c'è un lag su YouTube. Dopodiché io vi saluto, vi auguro buon weekend e vedremo di muoverci con tutte le cose che abbiamo da fare questa settimana. Spero che si faccia un grande passo avanti, ma non voglio spoilerare nulla. Grande Remigio, non lo leggo il tuo messaggio, Remigio. Grazie. Allora, Anisora Tanis, sei alto? Sì, 1,83. Paolo Fleming, ciao a tutti, buon weekend. Ciao Paolo. Tra l'altro anche Paolo ha delle novità per noi. Paolo, abbiamo aumentato notevolmente la qualità delle live, mi dicono. Ciao Alfredo. Ciao Matteo, buona serata. Se sei arrivato tardi vai a vedere la live registrata che rimane su YouTube. Buona serata a tutti. Maria Luisa, ciao. Ci vediamo nel gruppo Telegram. Buonasera, buon appetito, chi mangia? Io non ce la faccio più, c'è un profumo di grigliata qua pazzesco, cosa stanno facendo nostra. Devo andare, ragazzi, devo andare. Ciao.